Ciao a tutti da Massimo e benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco. Torniamo a parlare di Eurobeat in questa puntata, questo fantastico genere che sta spopolando in Oriente ormai da 35 anni e lo facciamo con la cantante Isabella Branca. Ciao Isabella! Ciao a tutti, Grande bentrovati. Isabella, intanto ti ringrazio per aver accettato questo mio invito, eh? Grazie a te perché insomma, comunque è una bella esperienza per farsi conoscere anche a distanza di anni per le prossime generazioni, ecco. Certo. Tra l'altro, diciamo, l'Eurobeat è una cosa che io conoscevo poco. Però con le chiacchierate che ho fatto ultimamente con le tue colleghe, mi sto rendendo conto che c'è un grande interesse, anche nei video che ho caricato su YouTube, c'è tante visualizzazioni. Questo vuol dire che, soprattutto dall'estero, che c'è un grande interesse, un Ah, grande interesse. è vero, perché anch'io quando sono entrata, diciamo, in questo mondo a me sconosciuto, non immaginavo che avesse questo seguito e tuttora ne ha, perché appunto parliamo di 30 anni fa, ma vedo che adesso i video comunque hanno tante visualizzazioni, quindi vuol dire che è ancora viva la cosa. Certo. Dai, Isabella, raccontaci un po' di te, come ti sei avvicinata al mondo musicale e poi come sei entrata nel mondo Eurobeat. Bella domanda. Avete Vabbè, dai, posso cambiare domanda, posso dire, ma lì dietro di te vedo che c'è il Big Band. sì, spero che non si vedano le ragnatele da famiglia Adams. E dai, c'è la ragnatela, ci vedo anche dei ragni che camminano, dai. Dicono che portino fortuna, quindi Allora dai, ebbene. l'importante è che non li veda, però. Oh, dai, tranquilla, dai, dai. Raccontaci di te, Allora, dai. devo partire da molto lontano o proprio? Beh, allora, premessa. Io Quello che vuoi, dai, sono nata tranquillamente. cantando, nel senso che proprio ho scoperto di amare il canto, ma proprio quando ho iniziato ad articolare le prime parole, quindi immaginati, no? E mi ricordo che mia mamma mi raccontava che bastava che io sentissi una canzone alla radio così, ma anche per strada, e iniziavo a ballare, cantare, niente, insomma, era proprio una cosa Sì, di... l'avevi proprio nel sangue. Sì. Poi, vabbè, tra l'altro sono nata in una famiglia di appassionati di musica, mio nonno suonava il mandolino, cantava, scriveva poesie, poi ho avuto due genitori con voci meravigliose, mia sorella, vabbè, anche lei è appassionatissima, una sorella maggiore di 12 anni, che diciamo che ha contribuito molto alla mia passione per la musica e poi vabbè, per il canto. E niente, pian pianino con gli anni ho iniziato a strimpellare il pianoforte che avevamo in casa senza mai studiare, perché io sono abbastanza una lavativa, quindi dovevo fare le cose come dicevo io, perché quando sono andata a lezione la prima volta è durata un mese, due al massimo, perché quando l'insegnante poi mi ha praticamente impedito di suonare a casa quello che volevo io, ho detto io non ci vado più perché io voglio suonare le mie cose. Vabbè, insomma, pian pianino niente, ho capito che c'era questa dote in me. Questa dote innata, che purtroppo, cioè lo dico adesso, avrei voluto poter coltivare di più perché, sai, un po' i genitori, un po' all'antica, che dicevano: ma cosa vai a cantare? Devi andare a lavorare in ufficio, tutte queste cose qui. Infatti, Per lo stipendio sicuro, tra virgolette. infatti mi hanno fatto fare ragioneria, capito, no? E vabbè, però. Niente, insomma, verso i 12 anni così qualcosa però prendeva forma. Allora, quando hanno capito che insomma, questa passione cresceva anziché scomparire tra le partite doppie, i bilanci, no? No, vabbè, insomma, ho iniziato. Allora, andiamo sul pratico.
il mio primo approccio con il canto, e che tra l'altro mi è servito tantissimo per imparare un po' di tecnica, perché appunto va bene cantare così nature, però la tecnica ci vuole. Sono entrata in un coro polifonico piuttosto rinomato della mia città natale, Legnano, non so se conosci, famosa per il paglio, vabbè. E niente, sono entrata che avevo 16 anni, come soprano, soprano polifonico ovviamente, non lirico, e ho militato in questo coro per ben 14 anni all'incirca. E lì, vabbè, si facevano concerti, tournée, concorsi internazionali all'estero. È stata un'esperienza stupenda. Mi immagino. Veramente, sia a livello umano che... Cioè, hai fatto una grande esperienza. Una grande, veramente. E mi è servito proprio anche per l'aspetto vocale, perché chiaramente ogni tanto veniva un vocalist o comunque un insegnante di canto per... Visto che comunque eravamo tutti dilettanti, non eravamo professionisti, anche se c'era qualcuno che aveva studiato, così. E allora veniva un vocalist per, diciamo, illustrarci un po' di tecnica, fare qualche esercizio. E io, insomma, ho rubato qua e là, no? Ho fatto un po' tesoro di queste nozioni e le ho messe in pratica. Vabbè, chiaramente ce n'è ancora da imparare. Certo. E niente, poi nel frattempo venivano fuori le altre esperienze, no? La band con dei ragazzi che appunto mi hanno così, quando tramite amici, quando sapevano che mi piaceva cantare, allora ho iniziato a cantare blues con la band famosissima dei Senso Unico. Mi sto muovendo troppo. Perché io non ho questa cosa. Sì, forse sei su una nave, non lo so. No, no, va bene, dai, tranquillo. È la mia... Sì, sì, sì. Vabbè. Siamo qui a fare una chiacchierata tra amici, che ti preoccupi? Tanto nessuno ci ascolta, dai, tranquilla. È la webcam. I bambini che avranno gli incubi se mi vedono. Allora, niente, nel frattempo sono entrata... Facevo la corista nel coro, la cantante nella blues band. Sì. Poi diciamo che nel 96, adesso, perché poi c'è stato un periodo che mi si è accavallato tutto, diciamo che sì, dal 90... Infatti eri, oltre a Senso Unico, eri anche nei Fa Diesis. Sì, non so come faccio, e lavoravo 8 ore al giorno, capito? Ecco, cioè c'aveva anche un lavoro, insomma, non è che... Però avevo lasciato il ragazzo, quello sì, perché era un po' un peso. E allora diciamo che dal 92 al 2000, 99 anzi, 92-99 ero indaffaratissima. Quindi avevo la band, il coro. Poi nel 96 ho conosciuto i Fa Diesis. Fa Diesis. Inizialmente erano un duo, Fabio e Diego. Ci siamo conosciuti una sera in un locale dove loro si esibivano. E io ero con un altro amico, il quale ovviamente, come sempre, no? Perché io ero quella che, dai, vai a cantare tu qualcosa, sempre. E c'erano questi ragazzi che hanno fatto pausa, allora il mio amico è andato a chiedere se potevo cantare io qualcosa, no? No, ricordo perché me l'ha raccontata, diciamo, mi ha raccontato in retroscena. Certo. Nel senso che il cantante, erano un tastierista e un cantante. Il cantante era andato in bagno. E allora il tastierista ha detto, sì, dai, va bene, canta, tanto siamo in pausa, cosa vuoi cantare? E io gli ho detto, Without You di Mariah Carey. E lui fa, va bene, come per dire, se cantare Without You, la solita che crede di essere Mariah Carey, no? E l'ho cantata e ovviamente è calato il silenzio, no, io parlo così, ma cioè, perché me lo dicevano, nel senso, io canto, poi sono gli altri che mi raccontano
le reazioni. Calato il silenzio, e quello che era in bagno è uscito dal bagno di corsa gridando al miracolo, perché non credeva alle sue orecchie, no? Una che sapeva cantare. Al che mi hanno detto che stavano cercando una cantante e guarda caso hanno trovato Isabella, no? Quindi Fabio, Diego, Isabella è diventato Fabiosis. Ah. Sembrava che aspettassero me, no? Infatti, torna tutto. Torna. E vabbè, quindi ho iniziato anche con questi ragazzi a fare serate di piano bar, cioè a Milano, nei locali, così, qualche matrimonio, solite cose, insomma. Fabio, nel frattempo, visto che anche lui era appassionatissimo di canto, così, ha conosciuto Roberto Gabrielli, il produttore di Eurobeat, di cui sopra. E allora mi ha detto, mi ha spiegato di cosa si trattava, ed era proprio a Legnano lo studio di registrazione, quindi ero anche vicino a casa. Mi ha spiegato, mi fa, se vuoi ti accompagno, ti faccio conoscere questo ragazzo, e, insomma è una bella esperienza, perché anche lui era entrato diciamo in questo mondo come turnista, no? Però ha fatto poca roba. E niente, ho conosciuto Roberto, il quale ovviamente mi ha sentito cantare la prima volta, si è spaventato, più che altro perché dice, c'è un vocione. Ah. Sì, perché diciamo la caratteristica che devono avere le cantanti di Eurobeat è comunque una voce abbastanza sottile. Io invece avevo la voce potente, no? Infatti si sente il primo pezzo che ho cantato, non avendo esperienza, si sente che era più... Ti ricordi il titolo del primo pezzo? Dirty Man. No, bello, perché tra l'altro mi piacevano molto. Non ci sono una ventina, ma non sapevo... Sì, beh, alcuni meno, però diciamo che... quando li ho poi ritrovati, riascoltandoli dopo anni, perché... Aspetta, mi sto perdendo, torniamo indietro, dopo arrivo lì. Allora, niente, ho intrapreso anche a lavorare, ho iniziato a lavorare anche con Roberto Gabrielli. Ma ti ricordi il primo momento in studio, in registrazione? Sì, beh, allora, ricordo che ero come sempre emozionatissima, però Roberto comunque, guarda, si è sempre dimostrato disponibilissimo. Anche con lui ho imparato molto, sai cosa, di intonazione, perché era precisissimo, con un orecchio pazzesco, e siccome ogni pezzo lo registravamo praticamente in un pomeriggio, cioè a volte anche due pezzi in un pomeriggio facevano, però era un lavoro tutto basato sull'intonazione, perché dovevo cantare, io arrivavo là e loro mi illustravano il pezzo, sì. Roberto e Lorenzo, Lorenzo si chiamava l'altro socio, sì, ma non mi ricordo il cognome. Allora mi illustravano il pezzo, me lo cantavano loro, cioè così, il testo, e pezzo per pezzo registravamo, solitamente era strofa, ponte, ritornello, strofa, ponte, ritornello. Su ogni passaggio, cioè su ogni strofa, su ogni ponte, su ogni ritornello, io dovevo, oltre a cantare, diciamo, la tonica, no? La voce guida, dovevo anche fare i cori. E i cori venivano inventati al momento. Il tutto doppiato, cioè io lo stesso coro e ho la stessa tonica, la dovevo rifare identica due volte, anche tre, perché poi tutte queste registrazioni venivano sovrapposte per avere l'effetto stereo e l'effetto armonico, corale, diciamo. Interessante. E quindi Roberto aveva un orecchio finissimo, no? Quindi lui, quando riascoltava e sentiva che, per dire, in due doppie
magari io facevo un vibrato leggermente diverso dall'altra, diciamo, sulla seconda facevo un vibrato diverso rispetto alla prima, lui lo sentiva subito, diceva guarda che qua hai fatto un belato che, insomma, che si nota rispetto all'altra voce, no? Quindi riprendi, ricantala e sta attenta che devi farla proprio, una cosa pazzesca, però veramente mi è proprio servita. E poi ho imparato a cantare con la voce un po' più sottile. Sottile, sì, sì. E sì, non sì. Da Tina Turner. Comunque, no, poi la tua voce usciva su dei progetti con dei nomi completamente diversi. Sì, esatto, perché tutti questi pezzi poi... allora, io ho avuto notizia di due che fossero stati pubblicati in compilation. Però negli anni non so, magari li ha pubblicati tutti, perché poi li ho ritrovati anche su YouTube. E, comunque, appunto, non comparivo come Isabella Branca, ma con pseudonimi. Sì, che so, Anika, Karon Lee, Sarak, Wonder Girl, Amy, eccetera. Vabbè, insomma, perché comunque io ero solamente un interprete e basta, no? Poi... Sì, sì, certo. Tra l'altro, se tu hai anche un disco lì accanto a te. Sì, sì. Allora, praticamente questo è il disco di This Is The Way. No, non mi ricordo, è scritto in piccolo. Vabbè, uno dei due pezzi pubblicati che praticamente quando... Sono qua? Sì. Scusate, lo sto muovendo troppo. Ecco, dov'è la telecamera? Che imbranata. Si vede? Va bene. Quando un pezzo vendeva, una compilation contenente quel pezzo, vendeva tot copie, usciva il vinile. Mm. Così, almeno, se non ricordo male, così mi hanno detto. Ma non in Italia, vero? No, in Italia. Mm. Beh, questo è pubblicato dalla 3B. 3B che però è italiana, non sbaglio. Tra l'altro sono dei pezzi molto ricercati, eh? Sì. Te lo dico io, sì, sì. Contento, no, io ho fatto, mi hanno detto quel che dovevo fare e io l'ho fatto, dopo non so cosa sia successo. Ma, poi c'è un pezzo straordinario che è Caffè Chantal. Ci vuoi raccontare qualcosa? Caffè Chantal merita praticamente una puntata a parte. Ah, addirittura? No, dai, cerco di essere breve e succinta come solo io so fare. Allora, Caffè Chantal era un progetto nato da Roberto Gabrielli e altri autori. Coautori, tra cui, parentesi, qui lo dico e qui lo nego, Osvaldo Pizzoli, cantante dei Panda. Te li ricordi i Panda, quelli di Voglia di Morire? Sì, anni 70. Sì, 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 qualcosa di nome, sì, 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 sì. Lui no, perché lo studio dove registravamo era suo, tra parentesi, quindi lui compariva come coautore di Caffè Chantal e compare tuttora. Niente, era cantata, cioè, come si dice, arrangiata in modo completamente diverso da quella che sentiamo adesso. Era più lenta ed era destinata al mercato francese. Da lì il nome Caffè Chantal. Sì, sì. L'ho registrata praticamente in una serata, è stata tra l'altro una serata un po' rocambolesca, vabbè, tralasciamo, infatti cantata tipo buona la prima, senza fare prove, l'ho imparata, siamo andati in studio dopo cena, cioè che registriamo, è uscita così, l'han tenuta com'era, però non ne hanno fatto niente. Due anni dopo, io questo non lo sapevo, è stata riarrangiata e pubblicata in una compilation
che è stata poi, diciamo, venduta come pacchetto dalla casa editrice in Russia. E da lì se ne sono perse le tracce. Tra l'altro ce l'ho il titolo della compilation, Dance Around the World, una roba del genere. C'ho anche la copertina, l'ho recuperata, vabbè. Però io non sapevo niente di tutto ciò. Se non che nel 2000, 2006, più o meno, il mio amico Fabio, di cui prima, quello dei Fadesis, che aveva anche lui avuto una piccola parte in Café Chantal, no? Una specie di parlato, ed era anche coautore, cercando su Emule, ha trovato questa versione di Café Chantal. E che mi dice: Isa, guarda cosa ho trovato. Me la manda. Faccio: cavoli, ma pensa a te, cioè a distanza di 10 anni quasi, ho ritrovato la mia Café Chantal. Ma che bello, mi sono contenta. Al che ho detto: va, facciamo un video. Monto un video e lo metto su YouTube. Così perché mi piacciono. La pubblico, dopo qualche giorno iniziano a arrivarmi messaggi scritti in cirillico, messaggi appunto anche privati su YouTube, sì, su YouTube. Erano anni che io cercavo questa canzone. Ah, che meraviglia! Quanti ricordi, Café Chantal! Miei ricordi di gioventù. E dico: ma cos'è questa cosa, questa storia? Ricordi di gioventù. E alla fine poi ho trovato un ragazzo, non mi ricordo di che paese dell'est, Kazakistan, ma quelle Ah, zone lì. addirittura. No, del Georgia, vabbè, molto gentile, che mi ha raccontato tutta la faccenda e mi ha detto che nel 98, cioè quando appunto Café Chantal era finita in Russia, era diventata una grande hit, sia radiofonica che in discoteca, e quindi tutti la conoscevano. Era stata pubblicata in diverse compilation pirata, ovviamente non ufficiali. E vabbè, questo è quanto. Ho detto: ah, però, e nessuno sapeva niente. Cioè, nei produttori, nella casa editrice, allora, io vabbè, non facevo testo, però dico, chi doveva occuparsene? Dico, guarda quanti soldi, perché poi alla fine si traduce tutto in quello, si sono persi. Certo. Praticamente se ne sono... Vabbè, diciamo che l'hanno persa di vista questa canzone, e quindi vabbè, è diventato un successo. Così, diciamo, l'unica soddisfazione è il fatto che comunque mi scrivano ancora persone che mi dicono: ah, che bella, dove posso trovarla? Era la canzone della mia estate 99. Certo. Che è bellissima, eh? Ma come fai il ritornello, Isa? Ah, Ah, ritornello. Aspetta, che becco. The magic of your smile eternally. Questo non è il ritornello. A place for me and you, Café Chantal, where all my dreams come true, Café Chantal, and under our moon, Café Chantal. I really love this cool Café Chantal. Grande Isa, grande, grande. È mattina, con la voce, ragazzi. No, comunque questa, no, è stata comunque una soddisfazione, perché poi vabbè, facevano anche i complimenti a me per la voce, solite, insomma, solite storie che ormai... Poi Isa, hai una veramente una bellissima voce. La mia voce, sì, diciamo che io mi sentivo, perché da bambina cantavo,
mi accompagnavo col pianoforte che suonavo a orecchio e mi registravo con la cassettina, il registratore tipico, no? Se sto così. E quindi poi mi riascoltavo, quindi capivo sì che anch'io, cioè anch'io capivo che ero bravo, però più che altro lo capivo dalle reazioni, tipo le amiche di mia sorella, che quando inizia, o anche amiche mie, no? Che iniziavo a cantare e più di una volta c'è stata quella che la vedevo scappare, dicevo, ma dove va? E poi mi diceva, mi è venuto da piangere, mi sono... Ah, addirittura! Sì, ma due volte sicuro è successo, però allora ho capito, ho detto, evidentemente... Canto bene. Certo, certo. Sì, canto bene. Ma quanto, Isabella, ma quanto è durata, diciamo, la tua partecipazione nel mondo Eurobeat? Eurobeat, ma diciamo che in totale 2 anni. Ah, è stata una cosa, diciamo, veloce. 97-98. E mi dicevi circa 18 brani. Allora, in totale sono 20, perché, allora... Sono 16, sì, avevo fatto, oltre a quelli proprio cantati da me, ne avrò fatti un 4 con solo i cori cantati da me. Mm-hmm. Cioè il cantante era un uomo e io ho fatto i cori. Mm-hmm. Sì, comunque in totale una 20. Comunque non sei mai andata in Giappone? No. Visto che l'Eurobeat là... No, ma veramente. Era nata per il mercato giapponese, è nata per il mercato giapponese. Ma io mi sono sempre chiesta più che altro come fanno a ballarla. Perché poi veniva, diciamo, aumentata anche i giri, no? Perché sono molto veloci. Infatti, perché tra l'altro a me piaceva molto ascoltare i cori quando erano in fase di registrazione, perché li sentivo tutti, si sentivano le voci belle definite, armonizzate, era bellissimo. Invece una volta montato, diciamo, il pezzo, veniva compresso tutto e quindi sentivi l'effetto coro, ma non avevi la percezione delle voci definite, no? Era tutto sto mappazzo di voci insieme, in più accelerate. Quindi dice, mamma mia, bello, molto bello, però mi chiedevo, come fanno a ballare? Allora mi immaginavo i giapponesi che ballavano sta cosa. No, perché loro hanno questo para-para, no? Questa, diciamo, questo ballo molto particolare, e poi anche questa filosofia sul palco, insomma, allora no. C'è questa grande richiesta di queste, diciamo, di questa velocità nel ballo, insomma. Mi lasciava un po' perplessa la cosa, perché... Vabbè, vabbè, sarà. Prenderanno qualcosa, non metteranno le dita nella presa della corrente. Accidenta. Comunque, poi te, Isa, insomma, hai continuato anche in gruppi, perché ho segnato The Dockery Farm. Ah, sì, sì, sì. Erano, diciamo, una branchia, no? Una branca, non una branchia. Una branca dei Senso Unico. Ah, ok. Nel senso che il batterista, il chitarrista... Ah, una parentesi, posso citare una persona? Mia certo, amica. Certo. Ho visto che hai fatto l'intervista anche a Miriam Kossar. Sì. Suo marito è stato il chitarrista dei Senso Unico. Ah, ok. Il primo chitarrista con cui poi siamo diventati grandi amici. Ed era poi anche nei Dockery Farms. E, diciamo, un'amicizia, ho conosciuto prima lui che Miriam, e poi si sono sposati e vabbè, sono diventata amica anche sua. E salutiamo appunto. Saluto. Miriam, ciao. Grazie. Che mi ha nominato di te, ma voglio salutare anche voglio salutare anche Roberto Festari, che mi ha nominato di te. Sì, e io non lo conosco, cioè ce l'ho come, diciamo, amicizia su Facebook, però appunto so che Miriam ha iniziato qualche tempo fa a collaborare anche con lui per sì, certo. Eurobeat. Poi abbiamo Ivan e Isabella, e poi anche The Rocking Ballet.
o bullet, com'è in inglese. Ah, tra parentesi, però, nel periodo Eurobeat, senso coro, facevo anche delle registrazioni in studio, per chi me le chiedeva, nel senso c'era il tale che aveva il pezzo da registrare, far cantare, e mi chiamavano. Ah, ok. Alcuni sono stati anche pubblicati, tipo un pezzo che si intitolava All Is Music, era un pezzo dance, c'era quello lì, un altro di cui non mi ricordo il titolo, e anche questi sono stati pubblicati in qualche compilation dance degli anni 90, però non so che fine abbiamo fatto. Quindi niente, Dockery Farms, anche lì facevamo blues, perché d'altronde io c'ho l'anima nera, inutile. Sono italiana, ma devo avere qualche antenato afroamericano, non lo so, perché ho proprio un'attitudine per la musica black, insomma. Certo, certo. Per la disco, blues, soul, gospel, tutto quello che è quell'ambiente lì. Dockery Farms. E nel 99 conobbi il mio attuale compagno, Ivan. Infatti Ivan e Isabella. Allora, anche lì era destino, eravamo lì io e io. E no, lui aveva un'orchestra di liscio. E io, sinceramente, il liscio, cioè, liscio era qua e io ero di là. Sì, no? Non te la sentivi tu. Dice, mamma mia, no! Ma poi anche il mondo del liscio proprio, niente, esulava dal mio. Allora, che cos'è successo? Qual è stata la molla che ha fatto scatenare questo amore? Quella che mi ha detto, guarda, se viene a suonare, a cantare lì, si guadagna bene. Allora sei subito, allora, ok, arrivo. Guadagna bene. No, ho fatto ridere. Ci sono delle situazioni che sono un po' comiche. Quando ho conosciuto i Fa Diesis, quelli di prima, i due ragazzi, no? Ero in questo locale dove si esibivano con un amico di cui non faccio il nome, anche lui cantante. E tra parentesi, facevo qualche serata anche con lui, piano bar, eccetera. E lui mi diceva sempre, Isabella, ma perché non canti liscio con la voce che hai? Possiamo fare qualche serata di liscio? Sai che bello? Perché lui faceva anche liscio quando non era con me. E io gli dicevo, per carità, no, ma anche no. E vabbè, lui ormai era rassegnato. Quando ho conosciuto Ivan, il mio compagno, ero ancora insieme a questo qua, cioè insieme, diciamo, per cantare, non, che, non insieme. Eravamo in un locale e non funzionava il mixer. E allora questo ragazzo dice, chiamiamo Ivan, che abita qui vicino, e mi porta il suo mixer. Arriva questo Ivan, che vabbè, io proprio non gli ho dato due lire, e mi sente cantare. E allora di nascosto, dall'altro, questo qua, non so, con cui ho fatto la serata, mi dice, sai, io ho un'orchestra di liscio e sto cercando una cantante, ti do il mio bigliettino, così se dovessi aver bisogno ti chiamo e tu verresti a fare qualche serata, ti impari qualche pezzo o fai comunque i tuoi dance, sai, tanto per iniziare. E io ho detto, sì, vabbè. Quando questo Max, lo dico, tanto si riconoscerà, Max è venuto a saperlo, fa, come? Con lui il liscio sì e con me no. Ma allora? E vabbè, insomma, poi dopo ci siamo messi insieme, ha capito perché sono andata a cantare il liscio.
Vabbè, sono storie di vita. Sì, certo. E da lì ho, diciamo, iniziato nel 99 fino al 2018, abbiamo fatto serate. Serate, solite cose, piano bar, matrimoni, feste. Basta che si cantava, andava bene. Comunque te, Isa, continui ancora a cantare. Adesso no. Adesso mi sono dovuta fermare, vabbè, a parte il Covid. Sì, a parte il Covid, certo. E poi no, avevo già smesso nel 2018 perché per così motivi familiari, ho dovuto prendermi cura dei miei genitori che anziani che dopo purtroppo ci hanno lasciato. E nel frattempo sì, un po' sono entrati anche altri problemi perché mi hanno operato alla schiena, dovevo essere operata già da anni, ho un'ernia pazzesca che praticamente mi faceva anche faticare a stare in piedi durante le serate, figurati, fare una serata di 3 ore con magari i tacchi che non mettevo più ultimamente perché proprio non ce la facevo. Sì, ti distrugge il fisico. Però nel frattempo, essendo andata troppo per le lunghe, questa stenosi che avevo alla schiena mi ha compromesso i nervi delle gambe e allora mi hanno operato, diciamo, mi hanno risolto il problema da una parte, ma me ne è sorto un altro, diciamo, meno doloroso, però è sempre comunque un fastidio e quindi anche questo un po' mi ha fatto fermare, ecco. Però non è che ho appeso il chiodo, Hai appeso il chiodo? sì, volevo dire Hai appeso il chiodo e sotto ci hai messo la musica? il microfono al chiodo, almeno io, il mio compagno magari sì. Ivan ha detto no, è troppo vecchio, troppa fatica, monta, smonta, stai in ballo 8 ore per cantarne due. Sì, sacrificio è tanto. Sì. E niente, quello poi vabbè, appunto, prima di questo stop avevo formato una rock band perché l'altro mio grande amore, io amo tutta la musica adesso, a prescindere anche dalla classica, cioè, addirittura ascolto la radio e mi capita di sentire, che è tutto dire, delle canzoni diciamo, attuali di quei ragazzi, chiamarli cantanti mi sembra un po' troppo, che diciamo si sentono adesso, no? Mahmood, Sfera Ebbasta, Blanco, tutti questi qua. Cioè, quando una canzone mi piace, anche se è cantata, magari il mio compagno, come fai ad ascoltare quella roba lì? Vabbè, però se mi piace, se la canzone comunque è bella, merita, c'è un bel testo, cioè non mi Certo. interessa se cantata da Pinco Pallino, mi piace, boh. Certo, magari non è i Pink Floyd, però Certo. è sempre musica, no? Quindi sono tornata al mio vecchio amore, appunto il rock, hard Addirittura. rock, hard rock. Ho formato questa band che, beh, non è che abbiamo fatto molti live, ne abbiamo fatti quattro. Poi con due formazioni diverse, perché chiaramente io volevo fare una cosa seria, diciamo costruire qualcosa, però sai, molti prendono diciamo, la musica così proprio come un hobby, no? Di giorno vado a lavorare in ufficio, in banca e poi la sera suono. Però dopo diciamo che si vede questo atteggiamento, si vede anche nei risultati, perché insomma, non vengo alle prove e poi dopo anche nei live magari ci faceva qualche castroneria, ma qui e ma là, alla fine no, e non posso più venire, quindi allora cerca un altro chitarrista, cerca un altro batterista, e mesi passavano, quindi fai che dal 2015 al 2018 abbiamo fatto quattro serate, fa un po' tempo. Ah, ah,
veramente pochissime. E poche, proprio perché ogni volta bisognava ricominciare da capo, perché c'era qualcuno che si stufava, non ce la faceva più a venire per il lavoro, tutte queste cose. Dicevo, vabbè. E l'unica che teneva duro, vabbè, chiaramente ero io, perché la band l'avevo formata io, solo che alla fine ho detto no, basta, cioè, mollo il colpo. Vabbè, dopo sono subentrate le altre cose. Vabbè, dai, insomma, dai. Però mi piaceva tantissimo. Tra l'altro avevamo un repertorio scelto da me, ovviamente. Scelto da me, che buon gustaia. Spaziava dai Deep Purple, le Zeppelin, gli Scorpions, Bon Jovi, Guns N' Roses. Vabbè, sai, prima qualità. Roba leggera soprattutto. Niente, vabbè. Però io, ripeto, non ho appeso il microfono al chiodo e conto prima della pensione, se ci andrò, di riprendere in qualche modo. Di prestare ancora la mia ugola per qualche attività. Sì, dai, sicuramente. Oh, se mal che vada mi metto qua con la webcam, canto, me la suono e poi pubblico il video su YouTube. Anche lì è un buon business, se coltivato bene. Se trovi, diciamo, il modo giusto, no? Per attirare l'attenzione, chiaramente, degli utenti. Insomma, devi avere fantasia, ecco. Certo. Vabbè. Ti voglio fare l'ultima domanda. Caro. il tuo più bel ricordo del periodo Eurobeat? Più bello? Sì. Certo. Beh, di quei due anni. Ma ti dico la verità, non ce n'è uno in particolare, perché comunque era sempre un divertimento andare a registrare. Sia perché Roberto è simpaticissimo, vabbè, ci siamo persi di vista perché lui è andato, ora vive in Sardegna. Dai. Sì, vive in Sardegna. Però eravamo diventati proprio amici, oltre a lavorare bene insieme, perché comunque appunto c'era intesa, ci divertivamo un sacco, cioè ridevamo tantissimo. Quindi il tempo volava e il lavoro non pesava, ecco. Anche se, insomma, certe volte era veramente pesante. Andavo a casa che magari avevamo registrato due pezzi in un pomeriggio, figurati. No? Sì, poi appunto ho finito, magari si andava a mangiare una pizza, pizzeria lì vicino, e insomma, era bello anche quello. Diciamo che il bello è stato l'amicizia che è nata con lui, poi appunto Fabio era dentro anche lui nell'ambiente, quindi siamo diventati così. Bene, una piccola compagnia. Grande Isabella. E, ci vuoi lasciare, non ti voglio chiedere tanto, ma ci vuoi lasciare con qualche altro ritornello a cappella che ti viene in mente? In generale. Non soltanto. Sì. No, ma anche in generale, insomma, tranquillamente. Perché ha una voce straordinaria, dai, ci devi regalare altri 20 secondi di questo talento. Sembra, ti ricordi Vita da strega? Perché? La strega Samantha. Ah, già, quando si toccava il naso. È vero. Sono cose che magari faccio normalmente, ma adesso mi vedo. Va bene. Bisogna essere noi stessi, Isabella, noi stessi. È una parolona. Io a volte non so qual è la mia identità reale, perché ne ho tante. Vabbè, dai. Ho tante sfaccettature. Bello. Allora, una canzone, te ne canto una così, d'amblè, che amavo cantare accompagnandomi con il pianoforte. Mm-hmm. Un
When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now those days are gone, and I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the door. So help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. So help me get my feet back on the ground. Oh, and to please, please help me. Grande, 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 veramente puntata storica, amici ascoltatori, puntata storica di I Love Italo Disco, storica, lo abbiamo anche live, fantastico, grazie Isa, mi ha fatto emozionare, grazie a te Massimo, un piacere soprattutto averti conosciuto. Non perdiamoci di vista, certo, salutiamo i nostri ascoltatori. Isa, ciao ragazzi. Scusate, ho dato il mio profilo migliore, ma non sono ancora avvezza. Grazie a tutti, un bacione e buona vita a tutti. Ciao! Altrettanto a te, Isabella. Io vi aspetto tutti alla prossima chiacchierata. Un grosso abbraccio da Massimo, da Isabella Branca. Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Hi! I'm Isabella Branca from Café Chantal, and you are listening to Trans One FM Radio. We'll be right back.